imprese quindi avranno modo di esporre i loro punti di forza e anche le loro perplessità, saranno ascoltati da OCSE. OCSE quindi identificherà, dopo aver ascoltato le imprese e studiato il nostro territorio, identificherà quali possono essere delle piste di sviluppo e di futuro già analizzate e già iniziate da altri territori. Per cui ci aspettiamo un coinvolgimento delle imprese, ovviamente non di tutte, ma di quelle più rappresentative, sia delle positività che delle criticità. Sarà positivo anche per il mondo delle istituzioni, perché anche la Regione potrà confrontarsi con la pubblica amministrazione di quei territori, la Camera, il sistema camerale potrà identificare anche modelli di successo, di rappresentazione, di rappresentanza di quei territori, ma anche il mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro non può essere lasciato fuori da questo cambiamento della manifattura. Infine anche il mondo della formazione dovrà essere visto in questa nuova lettura, perché dovremo preparare anche la scuola e coloro che usciranno dalla scuola a essere pronti a cogliere la sfida. In sostanza, attraverso l'identificazione di questi territori si arriverà ad avere un punto di riferimento da poter analizzare per poi puntare sulle nostre eccellenze e quindi fare dalla politica industriale anche una politica sociale e un percorso, un progetto condiviso per il futuro di questa regione.